Ti sento, Angelo. Benissimo. Scusa, ma la linea no, mai viene. Ecco, allora Jacopo, sei nelle zone terremotate di Cavezzo. Esatto, in questo momento sono a Fossoli, che è un paesino vicino Cavezzo. Sì. Questa settimana abbiamo organizzato diverse iniziative, un torneo di mini basket popolare contro il terremoto, la lavanderia sociale. In questo momento siamo attivi con la Volante Rossa, che sono 5-6 macchine stracarichi di materiale che portiamo nei paesini più sperduti nelle vicinanze di Cavezzo. Ecco. Abbiamo organizzato una ludoteca popolare dove i bambini possono giocare, diciamo, non pensare alla tragedia che è appena avvenuta. Ecco, allora, ho fatto l'appello prima, ripeto ai nostri amici, per gli amici di Cavezzo, abbiamo bisogno di torce elettriche, pile, creme solari, autan, antizanzare, citronella, creme per punture di insetti, ciabatte da doccia, poi schiume, lamette da barba, scoppe, palette, sacchetti, medicinali generici, medicine, deodoranti, salviette, quindi intimo uomo e donna, vestiti leggeri per bambini, ancora Keyway, detersivo per lavatrice, stendine, mollette, assorbenti, pannolini, pannoloni, asciugamani di carta igienica, sapone e spugne. Attenzione, perché la raccolta verrà fatta alla Spezia, precisamente venerdì dalle 17 alle 19, e sabato dalle 9 alle ore 12 in corso Cavour, angolo via Rattazzi. Questo è il comunicato, quindi, che abbiamo pubblicato. Non solo, si svolgerà anche da mercoledì a venerdì al circolo di rifondazione a Ortonovo in località Serravalle, e si svolgerà, perché mi è arrivata la telefonata mezz'ora fa, un'iniziativa dell'Ampi Follo insieme alle Fasce Rosse di venerdì mattina dalle 9 alle 12, una raccolta di aiuti che provvederemo noi personalmente a portare a Cavezzo nei prossimi giorni davanti al comune di Follo, venerdì dalle 9 alle 12. Bene, allora, la situazione è veramente, come si vede dai telegiornali, drammatica, quindi. Esatto, perché arrivano scosse almeno ogni due ore, così, come si suol dire qua, come dicono loro qua, che la prendono in ridere, si balla. Ecco. Si balla, arrivano le scosse di notte, di mattina, ogni due o tre ore c'è una scossa. Ecco, voi in che raggio vi spostate? Mi dicevi che siete in un paesino vicino a Cavezzo, quanti chilometri vi spostate? Siamo arrivati addirittura a Reggiolo, che è un paese della provincia di Reggio Emilia. Ah, quindi avete cambiato provincia. Fino all'Emilia, una fetta di Reggio Emilia, cioè Reggiolo, Cavezzo, diciamo la bassa modenese. Noi copriamo tutta la bassa modenese più una fetta di Reggio Emilia, che è Reggiolo. Ecco, che impressione hai avuto dalla macchina dello Stato, a parte i volontari che si sono in tutta Italia sono arrivati, quindi cospicuo aiuto della Protezione Civile, ma anche i volontari, come in questo caso le Fasce Rosse. Cos'è il tuo pensiero e di quello che vedi in questo momento? Guarda, io non ho avuto il coraggio di entrare a Cavezzo Centro in questi giorni, qualcuno di Spezia c'è entrato, io sono entrato e avevo la pelle d'oca, perché è tutto distrutto, cioè, monumenti, case distrutte, fabbriche, capannoni dove gli operai vanno a lavorare. Guarda, io vi racconto questo per far capire che cos'è l'Italia. In pratica, 5 ore fa è uscita una liberatoria di alcune ditte della bassa modenese che chiedono agli operai delle loro fabbriche di andare a lavorare lo stesso, di firmare questa liberatoria, e se succede qualcosa la responsabilità non è del padrone di lavoro, ma è dell'operaio. Questa è una denuncia che ha fatto la CGIL dell'Emilia Romagna 4 ore fa, 3 ore fa. Sì, ce l'abbiamo sentita a livello nazionale, è stata ripresa più volte. Esatto. Ai telegiornali, sì, è una cosa incredibile. Senti Jacopo, in realtà questo giro che state facendo, che cosa state consegnando in questo momento alle persone? Guarda, noi in questo momento abbiamo attivato un numero che è il nostro ufficio al campo di Cavezzo, quindi la gente ci chiama, ci dice di che cosa ha bisogno e noi portiamo. Adesso per esempio abbiamo scaricato bicchieri, piatti, caffè, zucchero, latte, pannoloni, pannolini. A noi ci chiamano, ci dicono cosa vogliono e noi lo portiamo, se lo abbiamo al campo. Se non lo abbiamo al campo andiamo dalla Protezione Civile, ce lo facciamo dare e lo portiamo fuori.
Ecco. Dal campo di Cavezza e andiamo nel raggio dove operiamo. Ecco, quindi il vostro raggio di lavoro attualmente è superiore ai 50 chilometri? Sì. Tanto per... Penso proprio di sì. Più o meno sì. Allora, ripetiamo ai nostri radioascoltatori, siamo collegati con il nostro amico Jacopo. Di Rifondazione Comunista Fasce Rosse. Bene, allora, terremoto in Emilia, abbiamo bisogno di queste cose, come abbiamo sentito dall'intervento, quindi torce elettriche, pile, creme solari, autana, antizanzare, citronella, creme per punture di insetti, tende e sacchi a pelo, brandine, materassi, materassini gonfiabili, lenzuola, cuscini, ancora coperte, gel, medicinali generici. Quello che chiedono di più, c'è un tipo di marca che tu sai, allora, medicazioni, no. Deodoranti, salviette, poi ancora ciabatte da doccia, scarpe, schiuma e lamette da barba, scoppe, palette, sacchetti per rifiuti, guanti, detersivo, lavatrici, ancora stendine, mollette, assorbenti, pannolini, pannoloni, asciugamani di carta, sapone e spugne. Ci siamo dimenticati qualche cos'altro, Jacopo, che vogliamo aggiungere? No, che mi ricordo io, no. Se ho aggiornamenti ve li invio. Va bene, allora, d'accordo, momento, no. D'accordo. Allora, grazie di questa chiamata, di questa telefonata. Quindi, allora, ricordiamo ai nostri amici di passare dalla Spezia venerdì, allora, Ortonovo e Follo. Allora, per la città della Spezia, venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 9 alle 12 in corso Cavour, angolo via Lattanzi. Quindi, per Ortonovo e Follo, ricordalo tu, Jacopo. Allora, per trovare il follo è dal mercoledì al venerdì al circolo locale di Rifondazione, che è in località Serravalle. Per quanto riguarda Follo, è dalle 9 alle 12 venerdì dalla piazza di fronte al comune. Va bene, aspettiamo altri aggiornamenti. Grazie a te. Ok, grazie a te.